Io però vorrei dire una cosa, una battuta su quello che è successo a Milano. La cosa Sì. preoccupante è che se veramente, come sembra, è la Adesso persona sentiremo di i miti. Berlino, questo ci fa capire, uno, che lui ha abbracciato l'integralismo proprio in Italia e sembra Sì, probabilmente in dalle carcere, perché noi ricostruzioni, come abbiamo no, un in carcere. grande problema nelle nostre carceri, spesso ne hanno parlato, di questo anche i giornali, quando ci sono stati attentati abbiamo avuto la popolazione carceraria, una parte della popolazione carceraria, quella vicino Ecco, vediamo, all'Islam, ci sono le esultare immagini, anche intanto credo che dentro. arrivano, queste sono attinte al Corriere TV, le immagini credo proprio dell'episodio di questa notte a Milano. E se è tornato qua vuol dire che comunque qua aveva una rete Dei fiancheggiatori, che sì. potesse, lui sperava, proteggerlo. Infatti noi abbiamo un serio problema che è legato anche a una serie, è vero che il proselitismo viene fatto molto su internet ora, però anche di moschee abusive sul territorio al cui interno non sappiamo quello che succede. Ogni tanto la cronaca ci riporta cosa succede e sono prediche contro comunque l'Occidente. Questo ci deve far riflettere molto, insomma, che sia tornato in Italia e abbia cercato una copertura in una città italiana e non da altre parti.